Signori, potrei aver fatto la follia. Quest'oggi andiamo ad unboxare il mio primo Apple Watch. Ma che, signori, eccolo qua. Ups, eccolo qua il mio primo Apple Watch. Ecco la clip dell'unboxing. Come vedete però, la scatola non è esattamente quella di Apple. Però secondo me, per il mio portafoglio, è andata più che bene. Infatti aprendo questa scatolettina bianca si riesce a trovare direttamente l'Apple Watch. Oh là là. Perché mi è arrivato così? Beh, perché l'ho comprato ricondizionato. Non vedo neanche un graffio personalmente. Come vedete all'interno del pacco di Amazon la confezione non è esattamente quella degli Apple Watch, piuttosto è una di un'azienda di ricondizionati che ha rimesso al nuovo questo orologio che ho appena comprato, l'ha revisionato, cambiato parti nel caso cui fosse stato necessario e me l'ha mandato. A primo impatto, quando l'ho visto, non ho trovato differenze da un Apple Watch nuovo. Semplicemente sul bottone laterale c'è giusto un pochino di usura che si nota. E come anche sul mio vecchio iPhone appena lo avevo unboxato, cioè non so perché sembra che uno ci abbia passato il dito 300 volte qua ed è difficile da levare, però anche lì sinceramente non mi interessa troppo, anche perché non si vede da dietro, però non è nuovo, si sente che non è nuovo. Però anche il prezzo non è da nuovo. Personalmente come look mi piace abbastanza. Questo display è grandino, seppur essendo 40 mm, non trovo troppa differenza da quello da 44, anche se ho visto di prima persona uno da 44 ed è bello più grande, però le cose si leggono allo stesso modo e una cosa che mi dico wow, figo, è il cinturino. Questo qua è bello comodo per le attività fisiche, no? Soprattutto questo attacchino qui inizialmente è strano ma poi diventa carino da mettere. Infatti, da quello che ho capito io bisogna fare tipo così, poi attacchi qui ed inserisci la band all'interno di questo buchetto qua. Inizialmente sembra scomodo ma esteticamente e funzionalmente poi diventa abbastanza comodo. Ho trovato l'Apple Watch particolarmente utile soprattutto quando sono in scooter. La prima cosa che mi viene in mente è il navigatore. Quando vado in giro è un problema, quindi basta dire ad Apple Watch tipo portami a San Bartolomeo, mostra su mappa la direzione di San Bartolomeo e mi mostra tutte le direzioni che dovrei prendere per arrivare in quel posto. La funzione importante dell'Always On Display è per l'appunto che io tutte le volte posso girare il braccio ed è acceso. Per vedere lo schermo mi basta fare così col polso e lo vedo benissimo e è comodo. Poi un'altra cosa, fai che stai per partire, sei così col casco messo e vuoi mandare un messaggio a qualcuno, manda un messaggio a Marco, arrivo, e lui manderà un messaggio purtroppo su messaggi normali, però vabbè, gli arrivo uguale, basta premere la corona oppure avvicinare l'orologio alla propria bocca. Poi ultima cosa, quando il telefono bloccato ha i guanti che non sono touch, basta premere, sbloccarlo e lui direttamente si sbloccherà per via dell'Apple Watch. E è molto veloce e comodo. Però qua c'è una grande critica da fare ad Apple. Non puoi obbligarmi a usare le tue cose. Tutti i servizi che non sono di Apple non sono apribili tramite Siri. Google Maps non funziona. Spotify oppure YouTube Music non funziona. E questo è praticamente limitarli dal principio. È impossibile utilizzarli così. Sei praticamente obbligato ad andare sulle controparti. Non mi piace. Ma come si scrivono i messaggi se non ho il telefono? Le funzioni di sistema sono la dettatura vocale, che come vediamo se la premo scrive ogni mia singola parola anche se vado molto veloce, virgola, posso anche mettere la punteggiatura in questo modo, oppure la scrittura in questo modo qua, cioè se io provo a scrivere una C al contrario, lui capisce che ho una C, una I, una A, oddio, ce la faccio? Sì, è una O. Ok, come vediamo è un po' macchinoso, ho scritto Chad, non ciao, scherzavo, però ci sta, soprattutto per i messaggini corti. Personalmente non ho trovato un grande problema, però continuo a preferire in un modo estremo la dettatura vocale, come avete visto è super veloce, si scrive più veloce che con la tastiera. In termini di riproduzione musicale invece una delle più grandi funzioni è il collegamento istantaneo con le AirPods. Infatti se si possiedono quest'ultime senza passare per il telefono, si possono direttamente mettere, scegliere l'applicazione purtroppo a mano, se non Apple Music, di nostro streaming musicale, per esempio utilizzo YouTube Music e purtroppo non posso andare a scegliere proprio il singolo brano, però posso andare a prendere le playlist che uso di solito, tipo a rotazione oppure brani recenti, e a iniziare ad ascoltare lì, e poi lui decide le canzoni da farti ascoltare, come per appunto riproduzione normale, per esempio mettiamo un brano. In particolare quando si va a correre, purtroppo credo sia una limitazione che anche qua hanno fatto apposta sulle AirPods, che è difficilissimo alzare ad abbassare il volume, così da doverti comprare l'Apple Watch per alzare ad abbassare, dove su tutte le altre quelle cuffie funzionano normalmente, però vabbè, ok, grazie Apple. Inoltre se si ascolta la musica direttamente da iPhone viene questo player qua sull'Apple Watch, inizio a sentire il brano e con la rotellina posso abbassare o ad alzare il volume
a mia preferenza. E una delle cose principali che mi ha indirizzato verso questo orologio, che Apple fa un sacco di pubblicità su questa funzione, è l'SOS emergenza. Infatti, tenendo a lungo premuto questo bottone laterale, ma credo anche quando si cade, come vediamo esce l'opzione SOS emergenza, e tirandolo possiamo direttamente chiamare l'ambulanza o i soccorsi, così che magari si cade in moto e succede. Se non sbaglio succede anche quando si cade direttamente dalla moto, l'orologio lo percepisce e chiama i soccorsi. Questo bottone laterale inoltre permette di accedere anche a Apple Wallet, quindi poter per esempio pagare con Flowy o una carta qualsiasi, le mie carte nella descrizione per minorenni, appoggiare sul POS e pagare. Altrimenti, lo adoro questo, l'ho fatto ieri e mamma mia che bello, mi sono sentito proprio figo, c'è anche la possibilità di mostrare il vaccino. Ovviamente non vi mostro il codice a barre, però c'è, e niente, gli mostrate l'orologio invece del telefono. Per non parlare per esempio dei biglietti del treno che puoi mettere e quando passi, boop. Per esempio, non so, il telefono lo butto via, lontano. Ehi Siri, chiama papà. Chiamo papà Romolo cellulare. E funziona benissimo, l'ho provato con diverse persone e sembra veramente non dare alcun tipo di problema. Inoltre si può anche rispondere. Vedete, chiamata, rispondo. Avessi l'AirPods lo sentirei. Oi, pronto papi, niente, scusami. Mi senti bene? Sì, perfetto, perché? Ok, no, giusto così, perché stavo testando questo orologio, ho provato a chiamarti e così. Mi ha detto che mi sente perfetto, quindi meglio di così. Anzi, sarebbe il primo a dirmi, no, che schifo, si sente di cacca. E invece no. Infine, in termini di allenamento, devo ancora testarlo bene, perché non ho avuto la possibilità, ho fatto il mio primo allenamento fatto bene ieri e sembra che sia funzionato alla grande. Quindi questo è Apple Watch. Vale quanto costa? Allora, se parliamo di quello nuovo, 430 euro eccetera, ti direi no, secondo me è troppo. Se parliamo di 250 euro, ti direi sì, secondo me potrebbe valerli, se uno sa usarlo e lo usa regolarmente, tenendo conto anche del fatto che mantiene il proprio valore. Se tra un anno voglio venderlo e non l'ho rotto, non mi andrà a costare tipo 10 euro ad al cinese sotto casa, ma lo rivendi anche a 150, secondo me. Tipo, quest'iPhone XS è ricondizionato, l'acquistai a 368, adesso ad Amazon sta ricondizionata a 400, e sono passati tipo 8 mesi. Quindi non credo che sia una grande perdita di valore. Se questo video vi è piaciuto, per favore lasciate un mi piace, mi aiuterebbe un sacco, e iscrivetevi al canale se volete vedere nuovi video del genere nel caso. Se avete qualche domanda, dubbio o riflessione da fare, potete farlo benissimo nei commenti, e ci si vede settimana prossima con un nuovo video. Ciao gente!